Buongiorno. Buongiorno. Mi ha sempre trovato delle motivazioni. Ecco, la motivazione è che Brescia le grandi le ha battute con te in casa al Como, con le prime quattro in trasferta non ha mai vinto e questa è l'ultima occasione. Quindi potrebbe essere una battuta alla quinta, Catanzaro, San Genova pareggiato, allargando il discorso alle prime otto. Però con le prime quattro, cioè con le quattro che si stanno battendo la cosa, sempre perso, andando in crescendo. Parma con la Cremonese, col Como immeritatamente, adesso c'è Venezia che insomma non è una passeggiata, però. No, non è una passeggiata. E speriamo intanto che continui questo crescendo di cui parlavi, perché vuol dire che avremo ancora più possibilità. Noi, anche nelle volte precedenti, ci abbiamo sempre provato, qualche volta con più o meno successo. Come risultato, sicuramente con le prime tre non ci siamo riusciti, però. È ovvio che abbiamo dimostrato sul campo qualche volta di meritarlo per il risultato che poi non è arrivato per vicissitudini che conosciamo tutti quanti. Per cui siamo consapevoli del valore dell'avversario e questa è una parentesi che apro e chiudo in un secondo, per cui, ma siamo anche consapevoli che noi insomma, abbiamo la voglia e la determinazione per poter magari riuscire a migliorare anche questo elemento. Mi uscire dalla prima domanda, diciamo che un altro sfizio da togliersi è quello di provare a fare tre vittorie di fila per la prima volta in questo campionato. È un qualcosa che è riuscito alle altre che sono in zona playoff, non che ci sia bisogno di questa conferma perché comunque continuità nel rendimento, anche nei risultati, era stata detta, però può essere un tassellino in più per dire ci siamo e abbiamo le carte in regola per giocarci una lettera con chiunque. Sì, i filotti aumentano in maniera forte, in maniera repentina, la classifica, il morale, tutto quanto. Sono tutti numeri che comunque potrebbero confermare se continuiamo a fare come abbiamo fatto. Per cui, però sì, ma siamo di fronte, c'è prima una partita da giocarsi. Io, ovvio che l'auspicio è quello di superare anche questo scoglio qua. Noi siamo consapevoli che abbiamo delle carte da giocarsi, ce le vogliamo giocare tutte proprio perché questo ci sentiamo nelle corde queste. Ripeto, sapendo di affrontare una formazione costruita per andare in Serie A che ha dei valori assoluti, però il fatto che noi si arrivi in questo modo, con questa consapevolezza, spinti poi dai nostri tifosi che vedo che saranno tanti a seguirci e questi sono aspetti che comunque fanno altro che aumentare in noi la voglia, la volontà di fare qualcosa di importante. Mi faccio la domanda da solo. Fa come Mazzullo, fate una domanda e date una risposta. No, ecco, io ho visto proprio col Pisa e già dal vivo ho avuto la sensazione di qualcosa di incredibile e rivedendola ho avuto hai avuto anche tu la sensazione di aver toccato un punto altissimo, non che non ci possa andare più in là perché sarebbe suonerebbe l'allarme, però cioè io ho detto, ecco, era da tanto tempo non vedevo un Brescia così perfetto. Sai cosa? In quella partita abbiamo messo un po' di tutto, abbiamo messo pazienza, abbiamo messo capacità di lettura, abbiamo messo coraggio, abbiamo messo giocate in una partita che non era semplice da affrontare e credo proprio perché comprende tante sfaccettature, è una partita che ci ha lasciato grandissimi aspetti positivi su quali lavorare, da migliorare sicuramente, perché noi, come dicevi te, non pensiamo di essere già al nostro massimo, ma dobbiamo avere sempre un obiettivo un po' più in alto ed è quello che ci ha portato a migliorare sempre costantemente in questo campionato, per cui avere sempre qualcosa da voler fare di più e noi questo ce l'abbiamo bene in testa, sappiamo cosa vogliamo e qual è il nostro prossimo obiettivo, che poi è facile, è quello di migliorare ancora un po' perché per essere più competitivi, per avere più possibilità di fare risultato, per riuscire magari a cambiare o migliorare ancora determinati numeri e noi c'è questa forza dentro, c'è questa voglia di essere artefici delle nostre prestazioni, ecco, sabato lo siamo stati.
A Venezia è una grande che non vive un momento straordinario, le ultime due partite non sono andate benissimo, imparando un po' a conoscerti non credo ti conforti, anzi il contrario, e forse questa l'insidia, c'è una grande che comunque aspira ad andare in Serie A e che arriva forse con più cattiveria del solito a questa partita, è un elemento che ti preoccupa, che va gestito? No, non ci deve preoccupare, ci deve far alzare l'attenzione, basta, adesso sappiamo che incontriamo una squadra probabilmente che ha voglia di rivalsa per, appunto, per gli ultimi due risultati, perché hanno un obiettivo importante davanti, e, però questo non ci deve far preoccupare, ci deve solo far alzare l'attenzione, ci deve stimolare, perché questo adesso è uno stimolo, perché poi è la cosa bella che io spesso parlo con voi, è proprio riuscire a superare dei test che possono essere svariati e diversi gli uni dagli altri, proprio per le partite che andiamo a incontrare. Probabilmente questa è una partita che stimola certi aspetti dove dovremmo essere molto bravi ad avere un controllo totale del momento della gara. Io invece vorrei soffermarmi su un singolo su cui insisto, secondo me diventa l'arma, un'arma in più per questo campionato, per Tagnoli, l'anno scorso si infortunò a dicembre, secondo me la sua mancanza si era sentita, ecco, può essere davvero adesso che sta ritrovando la condizione, perché comunque non dimentichiamoci, è stato fermo 10 mesi, veramente l'arma in più con le sue doti di incursore, le sue capacità di inserimento e non solo. Alberto ha attraversato un periodo un po' così, adesso sta lavorando, non è dal punto di vista fisico onestamente è sempre stato bene, probabilmente dopo un infortunio così lungo c'è bisogno di un rodaggio anche mentale, non è prettamente fisico, e lui adesso sta lavorando bene, sicuramente in queste ultime partite sarà uno di quei giocatori che darà un grandissimo contributo e sono convinto che lui ha nelle corde questa capacità del dare. Vado su un altro singolo che è Adorni, che manca per squalifica in questa partita. Possiamo dire che è un'assenza che rischia di passare un po' in sordina, perché in termini di pesantezza, perché è uno che mi sembra che da parecchie settimane a questa parte stia dando delle risposte abbastanza nette, cioè sempre uno dei migliori in difesa, è una garanzia. E ti chiedo se hai parlato con Papetti, che nelle ultime partite non ha avuto magari la continuità che aveva avuto prima, come l'hai visto in settimana, come sta? Ma Davide manca dopo una serie di partite consecutive, però ho la fortuna di avere altri giocatori, in questo caso Mangraviti e Papetti, che possono fare tranquillamente quel ruolo là, per cui al di là dell'assenza, perché io vorrei sempre a tua disposizione poter scegliere, però sicuramente chi andrà in campo darà un contributo notevole, perché siamo tutti motivati, perché abbiamo tutti voglia di essere protagonisti, ma abbiamo tutti voglia di ritagliarci una piccola storia nella grande storia. Faccio l'ultima, invece giro la domanda del collega, sempre riguardo la partita col Pisa. Alla fine ha già che mancava Borrelli, cioè questa squadra in questo momento riesce anche a sopperire, magari a farti dimenticare che mancano uomini che nell'economia del gioco sono stati pesanti. No, questo mi fa piacere soprattutto per quelli che magari sono stati chiamati in causa, che negli ultimi tempi li avevo gratificati meno. Vedere che comunque vanno in campo e fanno prestazione è significativo di come lavora questo gruppo, questa squadra, perché le cose non vengono a caso, non vengono solo per uno stimolo nervoso, mentale, arrivano perché c'è grande lavoro dietro da parte di questi ragazzi che vanno sempre a 2000 all'ora, sia se sono chiamati in causa dall'inizio o che entrino a partita in corso. Per me questo è la forza di questa squadra, che riesce a poi a portare in campo e riesce a essere tutta quanta messa nelle condizioni di dare una mano. Poi purtroppo c'è una mancanza dei giocatori e questo dobbiamo farne, ne teniamo atto, però non sono mai aggrappato a determinate cose. A me che fa piacere vedere quelli che vanno in campo e che
che veramente non fanno rimpiangere nessuno, sono, anzi non fanno rimpiangere, sono protagonisti quanto, quanto quelli che mancano senza differenze. Insomma.